Ben ritrovati amici di MTGQ, siamo per la top 4 con il nostro Andrea Boccia. Buonasera a tutti ragazzi. E Adod. Ciao bellissimi. Siamo qui, allora ho deciso di iniziare in un modo un po' diverso dal solito, che partivamo subito con la partita perché prima di un match tantissime volte tra noi commentatori ci facciamo delle domande e nascono secondo me le argomentazioni più interessanti. E invece sto giro, cioè, e tutte le volte poi quando arriviamo a commentare si va subito sulla partita e tutto quanto. Andre, te mi stavi chiedendo, sappiamo i mazzi dei due giocatori? Giusto, eravamo partiti così. Sì. Allora, c'è da una parte Woody, intanto avete visto una delle nostre password, Star Wars 7, che gioca un Team America con gli Stifle e una lista anche con i Confident, una lista molto più conservativa rispetto alle liste, diciamo, classiche, che hanno delle mucche un po' più grosse. E dall'altra abbiamo invece uno Show and Tell pilotato da Pensa, che è molto interessante perché copia la shell, la struttura dell'Hunt, giocando G-Taxan e Scartini come Cabal Therapy. E secondo me è una partita tutta combattuta. Sì, diciamo che tendenzialmente Show and Tell non è mai un buon cliente per nessuno come mazzo. Anche quando pensi di stare sopra come matchup, te la devi sempre giocare. Poi faccio notare lo simoro che c'è fra il nome del giocatore, cioè Pensa, e il mazzo. Questa era bellissima. A me piace che Andre non è che se le programma con molto cioè gli vengono così. Ragazzi, tra l'altro vorrei ricordare per chi non lo sapesse che oggi è morto David Bowie, quindi ragazzi commentare oggi è veramente duro. Ma nessuno l'ha visto che è morto, come fa a saperlo te? Non facciamo commenti di è morto un grande, una grande persona. Sì, è vero, è vero. Intanto vabbè, visto che stiamo aspettando, diciamo cosa, chi vince ha sicuramente un bye per lo Star City Series che inizierà il 10 febbraio a Milano con grandi premi. E per ora noi do uno spoiler, no, non diamo spoiler, sappiamo già chi ha vinto nell'altra semifinale, andate a vedervi il video. E per ora diciamo che una regione delle due è in vantaggio. Possiamo dire quale delle due? Vabbè, se tu dici lasciamo un po' di suspense, dai un po' di suspense. Non lo diciamo. Quindi potremmo dire se Fine è contento o meno. Allora, intanto comincia a entrare anche tu, Adod. In questo match stiamo sperimentando una nuova cosa, ovvero c'è uno spettatore che è Claudio Bonanni, con il suo account, che mi ha garantito che farà solo da spettatore e non commenterà. Non è che Claudio è a nome di Claudio Bonanni, è a nome proprio della sua lega. Quindi se anche voi volete vedere le partite in diretta, potete contattarmi, noi non terremo le porte aperte a 200 persone, ma a pochi contatti che poi si faranno portavoce per altri. Devono essere delle persone fidate, non posso girarla ad Adot, ad esempio, che si sa è inaffidabile. Oh, è qua! Accidenti. No, è perché Woody mi deve aggiungere un nome, poi ora. Quando ci siamo io e Claudio insieme in uno stesso posto, non so perché, ma si crea un vortice di sfortuna. Vi dico solo una volta che eravamo vicino ad uno che giocava Storm, non diciamo chi, ha maligato a 4, tipo 5 partite di fila, e alla fine mi ha guardato e mi ha detto: Andre, ti prego, portami a casa. Quindi... Ma chi è questa siamo persona? Siamo venuti qui per portare... diciamo che siamo venuti a portare fortuna di Pasquale, quindi... Ah, ha fatto la... Ok, allora gli dico. Ci sono problemi tecnici. Sì. Perché in poche parole, nel suo account, solo i suoi amici possono... Cioè, ha impostato la partita in modo che solo i suoi amici possono entrare.
Ovviamente io non c'ero. Poverino Ado, a me fai tenerezza perché tu sei un trastalker, è quello il problema. No, non è vero tantissimo, soltanto con le persone che ritengo che siano veramente brave. Chissà quante persone, guarda. No, per ora sono soltanto due. Come io dico alle ragazze, ma guarda, io ci provo solo con te, eh. Solo con te, ti mando ste foto, no scherzo ragazzi. E qui ci siamo, eh. Ovviamente stiamo sparando tutte queste cazzate per temporeggiare, visto che ci sono stati problemi tecnici. Allora adesso direi che possono iniziare. Dai, ce l'abbiamo fatta. Io metto il timer alle 23:03. Perfetto. E vediamo chi vince. Allora, per ora io avevo detto che vedevo favorito Di Pasquale, però vediamo. No, pensa. Boh, non mi ricordo neanche più chi ho detto come preferito, siamo messi bene. Ma io vedo messo meglio pensa, perché mi sembra che Show and Tell, se risolve Show and Tell, è veramente brutto per Bug, Team America in questo caso. Però io adesso non conosco la lista bene di Di Pasquale, non la voglio neanche sapere, se no mi togliete il gusto dello show. Però Team America è un... che se apre delle mani come le deve aprire, guardate che non è un buon cliente per qualsiasi combo, eh. Sì, soprattutto con gli stifle, con i pierce, abbiamo visto anche pierce di main, può veramente far cose senza senso, eh. Non è un buon cliente, ragazzi, perché comunque giocare contro un mazzo che può appoggiarsi su counter ed effetti di discard e tutto questo con una possibile race di confidence rapida non è... Sì. Quindi diciamo che se io fossi giocatore di combo, comunque in torneo preferirei incontrare altri matchup piuttosto che Team America. Intanto iniziamo a vedere la mano. Guarda, abbiamo il vantaggio di sapere il mazzo in anticipo, ma se non sapessi il mazzo io direi Ant, vedendo una mano sono del genere. Sono un attimo spazzato. Oddio, perché io non ho guardato le liste. Ma siete sicuri che stia giocando a Show and Tell? È una lista molto diversa. Io non ho mai visto nessuna lista di Show and Tell con questo tipo di carte dal vivo. Sono spiazzato, ragazzi. Ma io quando ho letto la lista mi sono rimasto abbastanza colpito anch'io. Cioè, ma aspettavo quasi anche un decay vedendo, visto che ho letto dalla fine, no? E poi era Show and Tell. Penso che se in torneo ti fanno di primo Cabal Therapy e poi dopo ti dicono di star giocando Show and Tell, te come minimo ti alzi in piedi in mezzo alla sala e gridi: qui è Maggiore Tom a torre di controllo, sto uscendo dalla porta, e te ne vai. Perché ragazzi, che film stai citando? Ragazzi, oggi sarà una giornata un po' Amarcord. Che film è? Diciamo che è David Bowie, oggi è giornata di David Bowie, okay. bisogna onorare la memoria. Io pensavo Top quindi... Gun, andiamo bene. No, figurati, però ovviamente poi ha pescato G-Tax anche con Cabal Therapy, sembra poco sinergica. Vai. Ah no, stavo rispondendo alla cosa sbagliata. Ma poi Paccio, dimmi un attimo, questa lista come funziona? Per flashbackare Cabal Therapy uno deve sacrificare Emrakul. Grizzlebrand, ancora meglio. Intanto, in questo momento, il suo mazzo sta per fare quello che vuole fare. Cioè, Gitaxian Cabal Therapy è veramente forte. E qua chiamerà, mi sa, doppia Daze, eh. Toglierà due carte, sarà in vantaggio, insomma avrà più carte, quindi per un combo avere più carte dell'avversario non fa che bene. E io qua la faccio la Cabal Therapy, eh? Perché l'altro ti fa sicuramente, non può farti doppio Daze perché è una cavolata, tu gli togli due Daze in un colpo solo e lo lasci con solo Brainstorm, e Force perde di importanza perché non ha carte blu in mano in questo momento. Beh, c'è la Branza nel caso non lo volesse lanciare per flippare Delver. Ha fatto il suo mestiere, Gitaxian Cabal Therapy è molto forte in generale.
Molto, molto, beh, molto. Dovessi a fare la giocata di Gitaxian e Cabal Therapy, è il top. Puoi essere eroe anche solo per un giorno quando lo fai. Penso anche più di un giorno. E ora si cerca Show and Tell. Beh, ha trovato la creatura da sacrificare di Cabal Therapy adesso. Eccola, potrebbe giocare gli ornitopteri. Ha trovato Seed Traitor. E probabilmente se si pesca Seed of Traitor vuol dire che la seconda carta in cima è Show and Tell. Sì, è da dire che comunque avere la mano con il doppio Daisy, il Delver di primo, la Waste sul mare sotterraneo, una Brainstorm in appoggio non è male. È ovvio che c'è quel Disfigure che è un po' carta morta, però tutto sommato diciamo che avrebbe potuto aprire mani molto peggiori di questa di Pasquale. Sì. Sì. Adesso vedo, ha già flippato il Daze, può fare Detrite e slandare, quindi avere una race sì, molto molto forte con, insomma, molto violento, molto violento, molto molto violento. Quindi secondo me di Pasquale per adesso sta vedendo, come si suol dire, veramente dritto per dritto. Non sì, ho visto un errore per ora. Entrambi i giocatori sì, mi sono piaciuti tantissimo. Cenere alla cenere. Sì, gli sta dando cenere alla cenere, funk al funky proprio. Quindi adesso con questa Wasteland più dentro lo manderà su Marte. Non l'ha giocato il Detrite? Perché probabilmente si aspetta che sia combo e prova a fare Branza per cercare Force. Forse doveva chiudere gli occhi e dire prova a chiudere con gli Yoko Days dietro. Secondo me poteva farsi di spingere, perché soprattutto in G1, quando comunque non hai carte di side in appoggio come Flusterstorm eccetera, credo possa anche starci in quella situazione lì di gioco di spingere un attimino, anche perché con quella Brainstorm lì fondamentalmente cosa puoi trovare? Solo Force, che comunque secondo me le probabilità che tu le possa trovare su tre carte così è comunque abbastanza bassa. Io avrei puntato a fare un piano partita più lineare seguendo un po' quello che ci dice la mano. Quella lì è una mano che ci chiedeva di spingere, secondo me. Sì, sì, anch'io avrei fatto Detrite e dicevo, beh, prova a vincere. È in teoria anche tre turni, non te ne do chissà quanti. Sì, 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 sì. E ora, se vuoi essere lineare con, per come hai giocato, dovresti tirare Brainstorm. Esatto. Sì. Però penso, preferirei essere incoerente a sto punto. Non lo so. Vediamo. È da dire che pensa sta veramente pescando una serie di morchie venute dall'inferno. E quindi mi sento... Perché è venuta dall'inferno? Mi sento tragico di Marlon Brando quando guardo la mia ragazza cinese, però io in questo momento do favorito di Pasquale. Seconda terra, perché lo può punire? O visto che non ha giocato sciamano prima? Sì, adesso vabbè, ha questo Decay e questo Disfigure in mano che sono veramente proprio carte brutte... Però ma vedi, adesso non aver fatto quello sciamano, esatto, sembra una cretinata, ma non aver fatto quello sciamano, oltre al discorso della race, adesso ti blocca anche giocate nei prossimi turni, perché quello dà mana. Sì. Esatto, esatto. Infatti stavo dicendo che del Protarmo ora non lo può fare, e insomma non è... lo rallenta parecchio anche nel lungo andare. Potrebbe fare Ponder ora per cercare terra, però sta sempre indietro di un turno. Invece se avesse fatto Detrite a questo punto poteva fare Brainstorm e insomma avrebbe visto una carta in più. Esatto. No, sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè di Pasquale facendo l'amore col suo ego si succhiava il cervello come un messia lebroso in questo momento, perché veramente quel non è David Shaman Bowie, ragazzi, non è David Bowie questo. Sarebbe stato utilissimo, e invece adesso la situazione non è per niente compromessa, sia chiaro, però questo secondo me è stato un frangente di gioco carino, perché ci fa vedere come a volte a Magic anche una cosa che può sembrare una piccola sfumatura di gioco, di dire vabbè
sto turno anziché fare Detroit rimango open di brainstorm, vediamo un po'. In realtà tu non te ne accorgi, ma ti stai mandando a puttane i prossimi 3-4 turni di gioco. Io per esempio non ho capito una cosa, perché Fluid Strand? Me lo sto chiedendo. Cioè, io avrei messo Delta come prima landa, poi puoi metterci Misty Rainforest o Verdant Cataco. Mettere Fluid magari... non ti prende Bayou. A meno che Robin semplicemente di Pasquale non giochi Bayou nella sua lista. Magari scopriamo che gioca solo. Magari scopriamo che gioca solo Tropical e Underground senza Bayou, e quindi a quel punto una fetch vale l'altra. Ah, ho capito. Sì, si potrebbe anche essere. Se giochi solo Terre col Blu, potresti pensare di mettere le Fluted, perché se la fai di primo, magari il tuo avversario può pensare che tu sia Miracle o qualche altro mazzo. È l'unica spiegazione che ti posso trovare a questa scelta. Però se gioca Bayou, effettivamente non è proprio un'idea, secondo me, meravigliosa quella lì di giocare la Fluted, come dici tu. È un errore che ho visto fare in tanti, tra l'altro, quello di mettere a volte delle fetch che non c'entrano niente. Sì, sì, vabbè, sì, se poi giochi 5 colori poi ti diverti con le fetch. Poi sai cos'è? Può avere senso se sei in torneo e magari l'hai messa perché non ne hai altri o non l'hai trovata in prestito. Però potrebbe essere, come dici te, che non avendo Bayou, se non ha Bayou ci sta, anzi è meglio. Sì, perché puoi fintare di essere un altro mazzo, parti Fluid Go, l'avversario sfeccia pensando che tu sia Miracle o un altro mazzo e si prende uno Stifle in testa. Perché mazzi a base Fluted con Stifle, che io ricordi, praticamente non esistono. Quindi potrebbe essere per fare quella finta lì. Stiamo ipotizzando, sì. Ma se gioca a Bayou è proprio una cosa che soprattutto su Coca 3 non ha senso. Intanto sta giocando un Tarmogoyf e sta valutando, pensa, proprio perché è basso di vite. È molto basso di vite, quindi se gli cambia la race potrebbe valutare. Ma se la race resta identica, mi sa che la fa entrare. Sì, poi la partita di Pensa è orribile. Non era un DJ, ma una, diciamo, una furiosa danza cosmica. Perché quando tu vai a pescare solo quei chiodi, non hai come uscirne. Fra un po' casta Embracool dalla mano. Però guarda, anche ora se pesca un show and tell ha vinto. Il mazzo è show and tell dipendente, ma non ha dig per trovarlo. No, posso dirti la cosa, io adesso non ho guardato la lista, però se gioca il nero sopra Sneak Attack vorrei capire il perché. Perché avere anche Sneak Attack nel mazzo ti dà 8 chiusure, avere solo show and tell sono 4 chiusure. Tra l'altro alcuni giocano addirittura il rosso per avere 4 Sneak Attack, 3 Show and Tell e 2-3 Burning Wish per prendere il terzo Show and Tell di side, quindi proprio per avere un delta maggiore di chiusure. Ma se giochi il nero vuol dire che tu scavi nel mazzo con i tuoi Ponder, con le tue Brainstorm, ma se non trovi Show and Tell fondamentalmente è un mazzo che non fa niente, perché non fai rimozioni, sì, non proponi minacce. Infatti non ora è già chiusa la partita così. Esatto, sì. Chissà. Secondo me, se Pensa non gioca gli Sneak Attack, che il nero forse gioca Jace già di main. Faccio questo azzardo. Potrebbe giocare Jace, forse potrebbe giocare l'Indus Vault, che è una carta che permette di mettere in cima quella che si vuole. Però che non è il massimo, Tu Robby, no. Tu che hai occhio per queste cose, secondo te perché ha scelto il nero e non il rosso? Io non riesco a trovare delle motivazioni toste. Anche a me non piace tantissimo. Io penso che in realtà sia un tentativo il suo. Lui ha provato questa lista in questo torneo e ci può stare, perché alla fine un torneo lo scopo è playtestare. E poi la lista ha risultato avere delle cose positive. Ma non è che Pensa è amico di Dozio? Perché potrebbero spiegarsi alcune cose. Potrebbe essere che la lista gliel'ha data Dozio, però non avrebbe vinto tutte queste partite. È sempre questa opzione che noi non contempliamo. Potrebbe giocare l'Imdus Vault, potrebbe giocare anche altre carte che possono mettere in cima, ma tutto è un po' lì. Sicuramente di Five giocherà, penso, Sick Deluge, carte di questo tipo qua. Sì, può avere molti. Potrebbe più Death Knight, per esempio, è molto forte. Anche a giocare gli Arimini, per esempio, in G2. Ma come la metti nel cimitero?
con le sue capo al Terafi. Gioco di Haddad. Oh. Che no, un po' cioè, scarta so, uno, so. Poi un po' scarta l'altro. No, lo so, però potrebbe magari, che ne so, trasformarsi in Team Fins. Potrebbe aver provato a fare del genere. Diciamo che Poseidon non lo vedo per niente bene, pensa, proprio perché tutte le carte morte che aveva in G1 il Team America adesso diventano dei counter o degli scarti. Non è sì, facile, ma, però... Noi sappiamo che il sindaco di Pasquale è un tossico confinato nell'alto dei cieli, ma non è pazzo fino a questo punto, perché sicuramente adesso siderà fuori tutte le rimozioni, butterà dentro Flusterstorm, Dures e altre mestizie, e la partita per Penza diventerà proprio dura. Anche sì. Perché, tra parentesi, non avendo il rosso, lui non può neanche abusare post-side di Blood Moon, che è un'altra carta che scioentella contro questo genere di mazzi come quello di T. Pasquale, che è un siluro, perché se io ti faccio Petalo, Blood Moon e tu non hai come sì, vincere sì, ma anche Blood Moon di terzo o di terzo, di quarto sì, io sì, stavo sì. Dicendo sono carte che fanno GG fa GG, invece questa lista qui non ha neanche Blood Moon, quindi sostanzialmente ripeto, il nero in questo matchup quantomeno secondo me è nettamente meno performante del rosso, proprio nettamente meno performante del rosso. Infatti, dici, Yaddo? Magari il nero si aspettava magari più Storm. E da quel punto di vista il nero poteva dargli una mano in più del rosso. Intanto tira una Zitaxian e... è arrivato... Ma sai cos'è? Noi adesso stiamo giudicando anche il mazzo senza aver mai visto mazzo con Show & Tell. Vediamo come gira quando vede Show & Tell sto mazzo. Probabilmente è molto più forte, perché prima... avrebbe chiuso senza problemi con uno Show & Tell. Però quando fai dei cambi ad una lista, devi stare sempre attento, perché non sempre è una buona idea. Perché sì, a volte chi ha pensato una lista e l'ha tunata per anni come Show & Tell col rosso, secondo me è passato di fronte ad una serie di problemi che si è trovato a dover risolvere, e se è arrivato ad una determinata build... c'è un motivo. Poi è ovvio che uno può sempre comunque migliorare le idee degli altri, però io credo che per build come quella di Miracle di Kadei o di Show & Tell eccetera, che sono delle build su cui hanno lavorato veramente per anni persone che hanno testato questi mazzi fino alla morte, fare dei cambi sia sempre pericoloso. Però quando riesci a farlo cioè io ti do ragione, però quando riesci a farlo è il momento in cui hai un bel vantaggio, come quando hanno messo diciamo le rep di main al GP di Parigi. Certo, no, sono d'accordo con te Roby, però anche in quel caso lì sono sicuro che quelle persone l'avranno testate fino allo sfinimento le rep di main prima di portarle a un GP. Philip Schoenberg e... o come li chiamo io, Gallina Joe e Pantaloncino Jim, li abbiamo seguiti. Sì, sicuramente. Mentre invece io non conosco Penza, però magari scopriamo che uno che testa dalla mattina alla sera con estratti e portaro e sto dicendo delle cagate, però secondo me magari ha voluto semplicemente fare una prova, avrà detto un torneo online, non mi costa niente, proviamo. Certo. Secondo me è andata così. Ma Penza per me è uno che ci pensa. La battuta stile boccia da parte di Paco. Oh, infatti, bravo. Che stile boccia. Stile boccia. No, non sminuisco niente. Intanto sta arrivando una Cabal Therapy che dice: ehi, guarda che io in questo mazzo non sarò una bomba, ma ti do fastidio. Ma non quello di Paco. Rimasto ferito. Questa Cabal Therapy qui, vediamo un po' cosa va. Io a penso che ti devi far scartare doppio stifo. Perché tanto sì, fa sì, sempre 2 sì. per 1. Fa sempre 2 per 1 questa Therapy. Invece sì, lui ha fatto sì, sta sì. scelta. No, anzi, in realtà, ragazzi, mi rimangio quello che ha detto. Ha giocato meglio lui perché in questo modo può stiflare la fetch, che in questo caso è chiave. Però ma tra l'altro. È un paradosso, ma avendo in mano Penza il Boseju, essersi tra virgolette liberato di questa force da parte di Pasquale
tutto sommato potrebbe avere anche un senso nel momento in cui lui adesso può andare a stiflare quella fetch. Infatti poi lui è stato bravo perché l'ha tirata, ha tirato prima la Cabal Therapy e poi ha giocato il Boseju, perché Di Pasquale poteva dire guarda io lascio risolvere la Cabal Therapy, tanto a Force dietro, e in realtà quel Boseju l'avrebbe violentato. Perché Di Pasquale si sarebbe trovato con una Force inutile, bravo. Invece quello ti stavo dicendo io, il paradosso è che Di Pasquale, senza saperlo, comunque forzando quella Cabal Therapy, ha risolto anche in parte il problema di avere una carta in mano sotto Boseju. Quindi la giocata si è incastrata in maniera abbastanza positiva comunque. Sta per arrivare uno show and tell per Omniscience. Sì, però è ovvio che... È ovvio che la situazione comunque è brutta, perché adesso ti trovi in gioco quel pezzo lì. È abbastanza forte, anche perché la Force ora la può giocare, quando entra l'Omniscience. Io fossi in Di Pasquale metterei la fetch, bravo. Tanto per dare quel minimo di vantaggio. E ora deve sperare che le prossime tot pescate siano pescate non chiodose, perché i chiodi te li lancia, ecco, l'Omniscience. Una volta che c'hai l'onniscienza in gioco, c'è un uomo delle stelle che ti aspetta in cielo sperando che tu non muoia, perché sostanzialmente quello appena top deck ha un pezzo forte, adesso ti manda su Saturno. Può pescare Emrakul, Griselbrand, non un'altra Omniscience che non è... Anche catene di peschini, perché a quel punto li tiri tutti gratis, quindi puoi fare ponder che prende ponder, che shuffla, che prende carta a caso, che... cioè comunque è una situazione di gioco, anche perché parliamoci chiaro, Roby, il Confident non è che metta questa pressione pazzesca, È vero, e poi soprattutto ora lo... Von Date, e se aveva fatto uno spell forte ora poteva counterare la Force. Adesso Di Pasquale scopriremo che gioca mono cross and grip di side, e siccome è un vero uomo adesso la pescherà di ponder. Quella sì che fa male, Qua era GG la Crosa. Sì. Probabilmente quella la sarebbe... sciuflando ponder e pescherà Crosan. Ragazzi, se Di Pasquale scula la mono Crosan, trasforma praticamente un Pollock in un Caravaggio, perché a quel punto la pensa si trova veramente bestemmiato. A me fa ridere sia la battuta che la risata di Adod dopo. La risata toscana. La risata toscana c'ha le lettere aspirate, no? Voi non lo sapete, ma prima mi sono connesso, prima della partita, nella chat dei commentatori. Ragazzi, ero circondato da toscani. C'era solo gente che diceva hola, connessione, pocatrice. Era una roba surreale, ragazzi. Intanto, poi c'è anche Pazzo che ha la R Moscia, quindi sembra toscano anche lui. Perfetto. Intanto il nostro Di Pasquale ha votato: non ti posso togliere Omniscience, ti dico la mia race, la riduciamo. Adesso Di Pasquale fa Daze. Sì, è l'unico modo, proprio, anche perché non so cosa ci puoi fare con Daze, con l'altro che c'ha Omniscience in campo. Se vuoi ti spiego cosa ci puoi fare, Roby. No, non diciamo cose troppo troppose. No, niente di particolare, diciamo. Però Roby le conosce bene queste cose. Intanto c'è una race da 5 danni. Famoso per il contrabbando, Roby, di oggetti all'interno del race da, è una race proprio brutta, è una race da 6 con l'altro che ha 12, quindi due pescate per il nostro pensa. Il signor Ponder, questo è il Ponder della vita. Sei lì che dici dai un Emrakul, non voglio tanto dalla vita un Emrakul. Anche un Griselbrand ora va bene. Brainstorm, dai un Emrakul ancora. No, così muore il nostro pensa. Sì. È proprio morto, ragazzi. Pensa te com'è morto. Che brutta morte. Cioè, il game 1 era pieno di chiodi. Il game 2 non ha chiuso niente. Sto mazzo mi sa che non lo monteranno in tanti.
Ma Di Pasquale dopo sta partita avrà detto: mi sento tranquillo, penso che la mia astronave sappia dove andare, dite a mia moglie che la amo tanto, una roba proprio tranquilla e serena. Gigi, vedi che forte, adesso puoi castare la Cabal Therapy gratis e la puoi flashbackare sacrificando Omniscience. Quindi allora possiamo dire che abbiamo due finalisti della, di una lega molto molto romagnola. E l'altro, ah, quindi l'altro chi è? Che non ricordo il nome. Dai, dobbiamo spoilerare proprio così tutto. E hai detto che la finale romagnola. Finale romagnola. Dai, ormai l'hai già detto. Quindi. Sei sicuro che vuoi saperlo? No, per no, forza, no, no, non, posso ricordo, non posso dirlo, non posso dirlo. Allora, ragazzi, diciamo che è stato un po'... Guarda che già chiede spoiler, meglio che non faccio vedere. Diciamo che Lenzi ha perso. Basta. Roviniamo così come... Spero che tutti guardino le partite in ordine di come vengono pubblicate. Vabbè. Che dire, ma di sì, questa partita, ragazzi? Tirando le somme, abbiamo visto che la lista così non ha abbastanza bombe, e se vede le bombe deve incastrarne più di una in un certo modo. Sì. Di Pasquale ha vinto fumandosi la sigaretta e suonando la chitarra con la mano sinistra, ma nonostante tutto è riuscito ad arrivare lontano, perché comunque veramente questa lista qui, senza fare Blood Moon, senza avere altre minacce, dipendendo solo dagli Shuentel, fai fatica. Poi soprattutto io non voglio immaginare giocando contro un mazzo con gli scartini. Hai uno dei tuoi quattro scientelli in mano, l'altro ti fa scarto di primo e te lo toglie, hai solo altri tre out nel mazzo per vincere la partita. Sono poche. Sì, sì, sì. Veramente poche. Forse la lista blu-nera è molto forte contro Miracle. La butto là, perché non l'ho mai testata. Non lo so, alla fine gli scartini sono a costo uno, sicché sotto... Questo non lo so, Robby, però io non ho... Io non ho mai giocato Miracle in vita mia, ma immagino che Sneak Attack sia molto più fastidioso di Show and Tell per Miracle. Sì, sì. In generale, Poi a volte questi mazzi da quando non ci dica hanno perso davvero tanto. Dai, io chiuderei qua con questo match e ci sarà la finale lunedì prossimo con due mazzi molto molto simili, entrambi a base Delver, quindi penso che a commentare la finale ci saranno... Tassone e Faina, l'avevo promesso e ragazzi è successo, quindi vabbè, io meglio, voglio ringraziare il nostro David Bowie delle Magic che è ancora qua. Krios, ragazzi, non ho mai fatto cose buone, non ho mai fatto cose cattive, non ho mai fatto niente di punto in bianco, però fare questa diretta la sera della morte di David Bowie, uno dei miei eroi di infanzia, è stato veramente bello, veramente bello. Tanto faremo altre partite, dai Andre. E poi alla sua ultima volta a commentare, perché adesso sta per partire nello spazio lui, Adod. Ciao ragazzi. Vai Adod, vacci a comprare due Coca-Cola che abbiamo sete. Tra l'altro sono diventati i migliori amici questi due. Cioè, una cosa impressionante, sì. Adod e Krios ormai si sentono tutti i giorni su WhatsApp, diciamo. Ragazzi, non è assolutamente vero, ci tengo a puntualizzare che non è vero. Poi la gente pensa veramente che c'ho brutte frequentazioni e... Dai, Adod, poi le ragazze non vogliono più... Di la versione tua. Sta gente qua. Adod, di la versione tua, siete diventati i migliori amici, se non di più. Minchia, ma non è vero. Mi manda pure le foto di Catania alle 4 del mattino. È una cosa seria. Dai ragazzi, allora vi saluto dopo questa immagine bellissima e ci sentiremo soprattutto per lunedì prossimo con questa finalona. Ciao a tutti. Va bene. Ciao. Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao.